Benvenuti in questo nuovo video, sono appena atterrato a Praga. Potete fare i biglietti per l'autobus 119 direttamente alle macchine automatiche appena fuori dall'aeroporto. Si scende alla fermata Veleslavin per prendere la metropolitana. Sono sceso alla fermata della metropolitana Mustek, il biglietto è unico e praticamente in mezz'ora dall'aeroporto arrivate in centro. Questa è Piazza Venceslao. Vi consiglio di prendere l'alloggio in Piazza San Venceslao, così siete già in pieno centro. Tanto qui a Praga gli hotel non costano molto. Questo è il famosissimo orologio astronomico, simbolo della città. Visto che è scoccato a mezzogiorno, sono venuto in questo ristorante per provare cucina tradizionale ceca. La specialità della casa, nonché prodotto tipico, è il formaggio fritto con patate e salsa tartara. Buono e buono. A pochi passi c'è la piazza della città vecchia. Ho preso solo una cosa perché ne volevo provare una qui ai mercatini. Ho preso un trodlo, un dolce tipico in tutto l'est Europa. È ripieno di cioccolato, molto più buono di quello che ho mangiato a Budapest. Mi sono messo in fila per entrare nella libreria municipale. È diventato famoso questo tunnel di libri. Fa tipo l'effetto infinito. In realtà l'effetto è dato dai due specchi alle sommità. Ora il luogo iconico della città, Ponte Carlo. Ovviamente è strapieno di gente. Il ponte con tutte le statue ai lati è veramente molto bello. Si vede anche il castello in cui andrò domani. Ci sono due punti se volete fare delle belle foto, uno è quello e l'altro ve lo farò vedere nella giornata di domani. Comunque la prima giornata sarà dedicata alla parte della città vecchia, potete girare tutto il giorno a piedi senza prendere mezzi. Qui ci sarebbe la testa rotante dedicata a Kafka, ma la stanno restaurando. Altro luogo famosissimo a Praga, la Casa Danzante. E comunque a Praga alle 16 fa già buio. Forse questa è la classica città che è più bella di sera che di giorno. Per le 18 avevo preacquistato il biglietto per il tour della birreria Pilsner. Il tour è con l'audioguida e c'è anche la lingua italiana. È la prima volta che assaggio questa birra e devo dire che è molto buona. Ovviamente avete incluse altre due birre. In ceco si dice Nazdraví. Potete anche scegliere come farvela spillare, di solito in estate si fa spillare così. Questa l'ho presa spillata Sint per provarla con più schiuma. La visita è molto divertente, ve la consiglio soprattutto in inverno per magari evitare di stare tutta la giornata fuori al freddo. Per la cena mi hanno consigliato in molti questo ristorante. Ho preso la specialità della casa, stinco affumicato con birra scura. È spaziale, tenerissimo, gusto affumicato deciso, prendetelo assolutamente. Secondo giorno a Praga sono sceso con la metro alla fermata Malostranska nell'omonimo quartiere. Con un cielo diverso ci sarebbe anche un bel panorama sulla città. Questa è la cattedrale di San Vito. Oggi c'è un qualche evento per cui ci sono anche le troupe televisive.
Questo è il vicolo d'oro, chiamato così perché una volta erano tutte botteghe di orefici. Bello per il discorso luci di Natale, ma probabilmente dicembre non è il mese migliore per visitare Praga. Nel biglietto avete incluso i più ingressi, tra cui la Basilica di San Giorgio. Questo invece è l'interno del castello, sempre incluso nel biglietto. Diciamo che la visita al complesso del castello vi occupa praticamente tutta la mattinata. Pochi minuti dal castello si trova il monastero Stravoschi. Ora in 5 minuti a piedi ho raggiunto il parco di Petrin. Qui si trova l'omonima torre. Avete anche una vista su Malastrana, il castello e tutta la città vecchia. Se vi dà fastidio, comunque la torre dondola. L'ingresso alla torre costa 220 corone, 150 in più se volete utilizzare l'ascensore. Secondo me ne vale la pena solo se trovate una bella giornata. Nel frattempo si è fatta ora di pranzo. Il ristorante è nei sotterranei. Come antipasto ho preso il tradizionale prosciutto di Praga affumicato. Ho preso un tradizionale goulash di manzo, qui è tipico servirlo nella pagnotta di pane. Oltre a essere molto bello e particolare all'interno, si mangia anche molto bene, consigliato, unica cosa accettano solo il pagamento in contanti. L'ingresso alla libreria costa 150 corone per gli adulti. La libreria di prima era la sala della filosofia, questa è quella della tecnologia. Ora sono venuto nel punto panoramico che vi dicevo ieri, è 5 minuti sotto la fermata della metro Malastrana. Da qui potete fare la foto migliore col ponte dietro. Proseguendo diritti poi si trova la via più stretta al mondo. È una via pedonale con addirittura il semaforo perché è impossibile passare in due. A livello architettonico, Praga veramente tanta roba. Alla fine del ponte sulla destra c'è un bar con i baristi robot. Per la cena questa sera voglio provare la birreria più antica della Repubblica Ceca, si chiama Ufleku. In Repubblica Ceca è una specialità l'anatra. Buona, arrostita bene e buona anche la loro birra scura. Consigliatissimo! Terzo e ultimo giorno a Praga. Ora sono da Kolačery per provare i tipici kolaci. Costa 50 corone, c'erano più varianti, questa è quella più classica. Semplice e buono, anche se non riesco a capire bene gli ingredienti. Oggi mi dedicherò alle cose vicino al centro che non ho visto il primo giorno, perché poi stasera avrò il volo di rientro. Questa è Porta delle Polveri. Nel centro di Praga si trova anche il quartiere ebraico, questo è il cimitero.
è molto particolare. Questi sono tutti i nomi di persone uccise durante l'Olocausto. Nel quartiere ebraico c'è la via dello shopping con tutti i negozi di lusso. Le bancarelle vendono un po' tutte le stesse cose. Io però vorrei provare il panino con la tipica salsiccia alla paprika di Praga. Un panino bello grande costa solo 150 corone. Saporita molto buona, provatela. Qua è tipica anche questa bevanda a base di vino caldo, frutta e cannella. A differenza del vin brûlé che non mi piace, questo è buonissimo, speziato con anche il gusto di frutta, provatelo. Come in tutti i paesi dell'ex impero austro-ungarico ci sono i caffè storici. È il caffè più famoso di Praga, ha vinto numerosi riconoscimenti e naturalmente si fa un po' di fila per accedervi. Ho preso il loro cappuccino signature e la Tobrowski cake, che dovrebbe essere la torta raccomandata da prendere qui, una sorta di cheesecake perché è fatta col cottage cheese. La cosa buona è che la differenza da una comune cheesecake sono i pezzettoni di frutta nella crema. Ci sono anche i biliardi. Carino, consigliato, non al livello di quelli che ci sono a Vienna o a Budapest che vi ho citato all'inizio. Comunque trovate sempre posto perché è molto grande all'interno. Ora il biglietto urbano per il tram numero 18. Sono sceso alla fermata Albertov del tram. Salendo poi per 5 minuti su una specie di collina arrivata alla fortezza Wiesehard. Nella chiesa oggi non si riesce ad entrare perché ci sono le troupe televisive. Qui si trova il Lumia Museum. L'ingresso costa 280 corone. Classico luogo con le illusioni provocate dagli specchi. Spero questo video vi sia piaciuto, se avete delle domande fatele nei commenti e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao!